Vorrei riportare la vostra memoria al video di Banca Castiglione che Massimo precedentemente ci ha fatto vedere. Non so voi, ma adesso un esercizio che vi chiedo di fare al volo mentalmente è pensare a quale emozione vi ha provocato. Quindi ripetete un attimo nella vostra mente questo video e provate un attimo a pensare, no? Che cosa avete provato? Qual è il messaggio che questa azienda ha trasmesso, non ha voluto trasmettere perché forse non coincide. Nel senso, voi che cosa avete capito di Banca Castiglione con questa presentazione, con questo biglietto da visita? Quali sono i suoi valori? Quali sono le sue persone? Quali sono, no, sì, cioè, provate a dare anche un nome all'eccezione. Simpatia, fastidio, vi siete sentiti vicini, affiliati, no? Uso questo termine. Vi siete sentiti affiliati all'azienda? Avete provato, come dire, sicurezza? Non vedete l'ora di uscire di casa e correre da Banca Castiglione? Quindi, molto importante in realtà fare queste riflessioni perché effettivamente l'immagine è il nostro biglietto da visita. Questo perché? Perché lato comunicazione, quindi io mi occupo di analizzare i comportamenti verbali, non verbali, comunque in generale tutto ciò che è anche non verbale, no? Che cosa, come incide la comunicazione anche non verbale nei messaggi che noi vogliamo trasmettere? È fondamentale perché voi vi sarete fatti un po' un'analisi dopo le mie domande e magari ci sono appunto messaggi diversi, però se io vi parlo di credibilità, serietà, professionalità, forse ha ragione Massimo quando dice che l'abito fa il monaco. A noi non piace, no, che l'abito faccia il monaco. In realtà anche io nei miei corsi di formazione lo dico sempre, volente o nolente, soprattutto quando siamo in una determinata posizione, in un determinato ruolo, l'abito fa il monaco. E quindi ecco che sicuramente se parliamo di atteggiamento dietro uno schermo è esattamente importante tanto quanto un atteggiamento in un appuntamento di lavoro, un colloquio di lavoro. Pranzo, una cena, da un fornitore, da un cliente, dietro lo schermo non cambia nulla, nel senso che la persona che sta dall'altra parte si fa un'idea di quello che ha di fronte, lo confronta un po' con i propri valori e quindi sostanzialmente qual è il messaggio che emerge da un'immagine anche solo, no? Quindi, non so, lo sappiamo tutti, ormai comunicazione non verbale rappresenta la percentuale più elevata della comunicazione, quindi anche il paraverbale, quando io affianco i manager, no, i responsabili, lavoriamo tanto sulla comunicazione. Comunicazione è veramente tutto. Per fare che cosa? Uno, affiliare significa avvicinarsi, al lavoratore. E quindi cercare di aprire un canale di comunicazione, di apertura, di piacevole, con emozioni positive. E poi due, la lead, la forza, la potenza del mio messaggio, quanto è incisivo, quanto hanno capito quello che volevo dire, quanto mi ascolteranno e seguiranno le mie linee guida. Se sono un commerciale, immaginate che devo vendere. Il mio paraverbale, che significa come uso le parole, la voce, quindi ritmo, tono e quant'altro. È importantissimo, così come la mia immagine. Quindi ciò che sostanzialmente ci circonda e fa parte di noi nell'immagine webcam, ci dice come noi un po' racconta agli altri come abbiamo strutturato e organizzato la nostra vita intorno a noi in questi giorni in cui siamo a casa, tra l'altro, perché magari adesso ognuno di noi magari può avere anche ripreso. Lavora in ufficio, ok, ma abbiamo lavorato da casa, quindi comunque forse lavoreremo ancora. Sì, non verbale, molto molto importante per questo motivo. Ti ripasso la parola, Massimo. Grazie Martina, e quindi qui mi racconto una nostra esperienza che abbiamo fatto con Poltrone Sofà.
Ecco, questi video che vedete qui ovviamente sono per comunicazione esterna, ma la cosa interessante è che erano partiti come una comunicazione interna. C'erano già arrivati 4 anni fa, complimenti a Poltrone Sofà, perché avevano capito che proprio uscire con la giusta immagine anche per la comunicazione interna, per parlare con i propri collaboratori, era molto molto importante. Perché? Perché l'immagine è più cattiva della realtà. Quanti di voi o quante volte a me vi è capitato di sentire io non vengo bene in foto, lascia stare, ecco, è quello che succede. Quindi in un momento poi in particolare come adesso, dove l'immagine può sfuggire al nostro controllo, per quanto ci sia, possa essere privacy, non privacy e quant'altro, però può sfuggire facilmente, come è successo a quelli di Banca Castiglione. Quindi fare attenzione, imparare a comunicare bene con le immagini. Tornando su questo punto, proprio loro avevano bisogno e necessità di comunicare con tanti commerciali, tantissime persone. Cosa hanno deciso di fare? Piuttosto che continuare a insistere sui cataloghi, hanno detto va bene, insegniamo ai nostri commerciali quali sono le caratteristiche fondamentali di un divano, quali sono le caratteristiche fondamentali di un prodotto, ma in maniera più semplice, più immediata, perché un video è molto più forte a livello di comunicazione, è molto più diretto, è uno strumento estremamente potente. Ma andiamo a vedere adesso insieme a Martina quali sono i vantaggi poi per l'azienda. Sì, allora l'esperienza di Poltrone Sofà è stata quella di sostanzialmente chiedere allo studio di Massimo un video che fosse per la comunicazione interna, quindi una sorta di brand, una sorta di marchio, no? Una sorta di un po' come il logo, un po' come chi sono io, azienda, quindi l'immagine in questo caso anche per la comunicazione interna autoriferita ai dipendenti è fondamentale per aumentare l'autorevolezza dell'azienda, ma anche proprio sia esternamente ma anche internamente. Vuol dire che le persone che lavoreranno per Poltrone Sofà si sentiranno un pochino più affiliati, termine che ormai ho usato anche prima, vi starà entrando in testa. Vuol dire che mi avvicino ai valori dell'azienda, quindi sarò più legato all'azienda, agli obiettivi, alle strategie aziendali, e questa affiliazione è fondamentale. Fondamentale perché io sarò più soddisfatto di lavorare in questa azienda e quindi avrò voglia di andare nella stessa direzione dell'azienda. Questo veramente, quando noi parliamo di lavoro a distanza, questo è il tasso su cui battiamo di più. Garantire ai dipendenti, ai collaboratori, ai venditori un'affiliazione all'azienda è veramente veramente importante, anche perché quando c'è distanza e si trasformano queste linee, diciamo, il lavoratore si sente già molto vicino all'azienda e quindi sarà più motivato e produttivo. E soprattutto per quanto riguarda lato, ok, poi Poltrone Sofà che cosa ha fatto? Ha un po' modificato questa strategia e quindi, visto che funzionava per questa affiliazione, ha pensato funziona così tanto per l'interno, basta, adesso sviluppiamo una comunicazione anche per l'esterno. Quindi, come Massimo ci ha un po' detto prima, partendo da un video semplice per la comunicazione interna, estende la comunicazione all'esterno e garantisce una maggiore affiliazione sul mercato in termini commerciali. Questo è proprio anche un po' di neuromarketing, se vogliamo dire, la logica di base. Quindi per i commerciali avere questi video, questa immagine aziendale da poter vendere, presentare, dà più soddisfazione, più motivazione, rende il loro lavoro più autonomo, più efficace, più forte, e anche l'autonomia è una cosa molto importante. Ecco, quindi perché fare video, quindi in soldoni, diciamo, perché poi da come passare anche con piccoli investimenti in realtà da una comunicazione interna e trasferirla verso una comunicazione esterna dà grandissimi vantaggi. Quindi fare le cose bene fin da subito aiuta tantissimo, perché poi questi contenuti possono essere utilizzati sui social o sul vostro sito, quindi più visitatori, più permanenza e quindi più coinvolgimento non soltanto
con la vostra struttura commerciale, con i vostri collaboratori, ma anche con tutto quello che è il reparto della vostra clientela. Quindi vi rende più conoscibili crea emozioni, riesce a creare emozioni. Tramite le emozioni poi si sviluppa la fiducia e migliorano le relazioni.